Veloce pezzetto di video prima di vedere il cheeseburger migliore che abbia mai mangiato probabilmente, per dirvi che su bbqlab.it fino a domenica prossima, quindi fino al 29 novembre, parte la settimana del Black Friday a partire da oggi, quindi con il codice Black Friday, meno 10% su robe e salse. Ragazzi, io ne approfitterei fossi in voi. E adesso, cheeseburger. Allora, abbiamo visto il nostro carrellino dei gelati e ci abbiamo fatto un panino meraviglioso. Oggi invece andiamo a vedere un altro prodotto di PBQ, ma andiamo a farci il cheeseburger. Ragazzi, il cheeseburger. Pensando all'hamburger, senza andare su ricette particolari dei grandi fast food americani e non, è probabilmente il panino che è stato più utilizzato e che viene fatto più spesso, anche perché tendenzialmente basta mettere una fettina di formaggio e tutta l'alchimia si ritrova. Ma non è soltanto questo il cheeseburger, perché oggi andiamo a utilizzare un prodotto nuovo e in particolare lo vediamo come sempre al BBQ Lab in compagnia di Andrea. Ecco il nostro Pac-Man, ecco la nostra morte nera, ecco la nostra morte rossa, anche se c'è pure nero. Esatto, c'è in versione nera o rosso, quindi PBQ One. La differenza rispetto a Grillbox qual è? Ovviamente l'introduzione del coperchio. Questo perché? Perché questa tipologia di barbecue, sempre col sistema di bruciatore che abbiamo visto nell'altro video con Pirolisi, è equipaggiabile con optional una pietra per la pizza, quindi diventa anche un piccolo forno pizza. Di Infatti grande vedete, diametro, tra l'altro. esatto, vedete l'imbocco molto, molto facile, il coperchio aiuta un po' il giro, quindi nelle prossime cotture ci proveremo anche a fare la pizza, che ormai Luca è diventato un esperto pizzaiolo. Allora, come funziona? Anche qui lavoriamo con la piastra, quindi cottura fry top, teppanyaki, chiamiamola un po' come vogliate, cottura su piastra in maniera anche molto più semplice. L'interno, vedete, c'è sempre il nostro bruciatore che lavora per Pirolisi. Questo è un po' più grande, quindi mi dà un paio di ore di autonomia di cottura. Ma sempre la solita economia di Sempre, esatto, esercizio. perché il pellet che andiamo a usare è quello che comunemente viene usato per le stufe. Padre, ovviamente noi diciamo che possiamo andare su un discorso di risparmio con il pellet non alimentare, ma possiamo usare anche il pellet alimentare. Assolutamente sì, se uno vuole senza problemi. Tanto ripeto, il grosso vantaggio qui è che non c'è scarto, viene completamente bruciato tutto. Come lo metteremo alla prova? Oggi faremo una cosa molto semplice, faremo un hamburger, direi un classico cheeseburger. L'hamburger lo andremo a condire, poi lo vediamo con il nostro fantastico Montreal. Perché l'hamburger? Perché voglio provare, in realtà ho già provato, ma vi voglio far vedere una novità di Angus & Oink, un rub per fare una salsa burger, che è veramente eccezionale. Quindi andremo a piastrare il nostro bacon, cuoceremo il nostro hamburger, faremo la nostra salsa e vediamo un po' come si comporta. Prezzo, Andrea. Prezzo, allora ci sono in due versioni, nera e rossa. La versione nera siamo attorno ai 1500 circa, la versione rossa, che ha una vernice particolare al teflon, siamo attorno ai 1749. Eccoci qui, siamo pronti a accendere Sempre il nostro con l'aiuto Pac-Man. del mitico Paolo, perché Andrea fa le cose belle ma non lavora mai. Usiamo il bruciatore del One, ha una differenza: essendo più capiente, quando andiamo a riempire il pellet ci sono dei microfori, quindi andiamo a riempire il pellet fino a questi fori qua per migliorare il Ok. circolo dell'aria. Pochista, prego. Buona. Perfetto. Là. Adesso, come abbiamo fatto nel primo video con PBQ, grande giro di gel, che non è il gel che mettete sui capelli, ovviamente. Poi tutto naturale, come ci aveva già raccontato Andrea. E adesso fiamma. Ovviamente non dovete pensare che dia la fiammata come se aveste acceso della benzina, ma semplicemente adesso poi si accenderà. Nuovo bastone, ovviamente più largo rispetto all'altro, e posizionamento. Ecco, non vi ho fatto vedere una cosa quando ve l'ho presentato. Qua sotto c'è uno sportellino che si apre, che fa una sorta di vent in, quindi per migliorare il flusso dell'aria. Ovviamente lavorando con una plancia non ho bisogno di settare la temperatura. Lui va in temperatura, sta bello alta e io griglio cotture veloci, quello che ci siamo detti un pochettino prima. Ecco fatto, adesso ovviamente si riscalderà tendenzialmente quando serve, perché
vada in temperatura più o meno. Detto che è una prima accensione anche per voi. Esatto, lo scopriamo adesso, ma io credo che pochi minuti, secondo me. In pochi minuti qui, ecco, vediamo. Vedete che intanto si è acceso, quindi adesso lasciamo che si scaldi. Perché abbiamo il gastro lì davanti? Allora, come sempre, gli amici di Macelleria Vergani ci hanno dato dell'ottima trita, perché questa volta l'hamburger lo voglio fare io. Quindi partiamo dalla trita. Come lo condiamo? Allora, lo condiamo con il Montreal. Lo conosciamo bene, lo usiamo spesso quando facciamo gli hamburger. Questa volta però lo mischiamo all'impasto. L'etichetta che vedete è la novità. Vi presento in anteprima quello che saranno le nuove etichette per il 2021 di Angus & Oink. La ricetta però è sempre la stessa del rub che trovate adesso. Profumato, buono, vabbè, dai, l'abbiamo già raccontato in parecchie volte. Quindi andiamo a... già aperto. Allora, andiamo un pochettino a spacchettare. Ok. E poi andiamo a metterci il nostro rub. Un po' abbondantini. Ok. Andiamo a mischiare un po' il tutto, cercando di toccarla, di mischiare il meno possibile. Vero che fa abbastanza freddo, quindi anche la carne, il grasso non dovrebbe andare a sciogliersi. Allora, io ne metterei un'altra spolveratina. Ok. Razza piemontese, certificata, una filiera, quella di Giovanni, ben curata. Guarda, questo è il suo... gli ho chiesto di darmi il suo, la sua ricetta, il suo impasto, che non vi svelo, che perché non lo so, per la migliore trita. Infatti vedo un bel livello anche di grasso, profumo eccezionale, anche se c'è la mascherina, il profumo che si è sprigionato con la frizione delle spezie è incredibile. Ci aiutiamo con la pressa di Napoleon. Allora, la ungiamo un pochettino, così che non si attacca. Ungiamo un po' anche. Questa è molto facile da usare, la trovo molto comoda. Vediamo come viene. Andiamo, eh. Ok. Ecco qua. Ma che bello. Misura? Direi che ci siamo, eh? Ci siamo, dai, ci siamo. Ok, adesso facciamo tutti gli altri, ci vediamo dopo. Andre, perché ho qui delle patate? Scusa. Perché facciamo un po'... cioè, basta carne, solo carne, basta carne. No, perché voglio fare un esperimento. Sempre ispirandomi al fantastico Campfire, dove hanno piastrato delle patate che hanno prima sbollentato, mi è venuta in mente questa cosa. Allora, e ti presento una new entry nella famiglia Barbecue Lab, che è Instant Pot. La vedremo spesso d'ora in poi nei nostri video assieme, perché la reputo un grosso alleato per noi amici di griglia o per tutti gli appassionati di cucina. È fondamentalmente una pentola a pressione elettrica, ha un sacco di funzioni. Quindi, allora, innanzitutto il fatto di andare in pressione in maniera elettrica, in maniera molto rapida, in maniera digitale, quindi gli si danno tempistiche, tempi in funzione a quello che devi fare, no? Dalla semplice patata al riso, tutto. Ha un sacco di funzioni interessanti, ovvero la funzione slow cook, che è la cottura a bassa temperatura, la funzione uova per cuocerle sempre a pressione, torte, sauté, scusate, la funzione, dov'è? Eccola qua, sous vide, per la cottura sous vide. Praticamente è un multi cooker davvero molto interessante. Io a casa ce l'ho, con mia moglie ci divertiamo un casino a fare un sacco di cose, dal risotto appunto alle verdure, abbiamo provato a fare una bistecca sous vide, un po' di tutto. Oggi noi cosa facciamo? Cuoceremo le patate con la buccia a pressione, poi non le porteremo a cottura, una volta quasi, diciamo, arrivate a cottura, le tiriamo fuori, le tagliamo a metà e le piastriamo. Fantastico, mettiamo qualche spezia? Esatto, mettiamo la novità di Angus & Oink, che è il Fries with That.
praticamente, avete presente il garlic butter? Tu lo conosci il garlic butter? Ovviamente. Hanno aggiunto del bacon, quindi garlic butter più bacon, pensato apposta per le patate, è una cosa eccezionale. Adesso lo proviamo. Andrea, Instant Pot, come sempre io ti chiedo, quanto costa? Allora, Instant Pot ci sono tre diversi modelli perché ci sono tre diverse grandezze. Partiamo dalla 3 litri, dalla 5 litri 2 e arriviamo fino alla 8 litri, questa è la via di mezzo. Diverse funzioni, diversi modelli, comunque partiamo dai 99 euro e arriviamo in quella più bella appena sotto i 200, quindi ci sono diversi step, ovviamente le trovate sul nostro sito bbqlab.it. Vai con le patate. Esatto, allora noi qui abbiamo già messo 250 ml di acqua, inseriamo il nostro cestello, comunemente usato in tutte le pentole a pressione, andiamo a chiudere, c'è una linguetta, eccolo qua, allora, aspetta, ecco qua, vedi? C'è un taglietto, andiamo a chiudere e qui siamo a chiusura a pressione. Adesso vengo di lì che la impostiamo, facciamo pressure cook. Impostiamo i minuti, 8 minuti, ok? E poi facciamo start. Che cosa succede? Adesso lei andrà in pensione, la mettiamo già in pensione? Certo, ma poi... Allora, adesso lei va in pressione. Una volta che arrivate in pressione, partiranno gli 8 minuti. Finito gli 8 minuti, come tutte le valvole come tutte le pentole a pressione, c'è la valvolina per far uscire poi il vapore. Una volta che questo tappino qua è sceso, potremo riaprire il coperchio e le nostre patate saranno pronte. Tagliate a metà, piastratina veloce, spolverata di rub e teoricamente dovrebbe essere buono. Sono passati i nostri 8 minuti e facciamo uscire il vapore. Allora, ecco qua. E che belle patate! Perché c'è della maionese lì, Andre? Allora, adesso facciamo un'operazione estremamente complessa e lunga, la preparazione della salsa burger. Partiamo da un prodotto di Angus & Doink, novità assoluta, il Rub Me Mac Daddy. Che cos'è questo rub? Secondo me è un'idea geniale. Mischiamo questo rub a questa maionese e in pochi minuti, pochi secondi, abbiamo una salsa burger eccezionale. Molto gustosa, veramente buona. La proporzione è 4, lui dice 4 cucchiai di maionese a 2 di rub. Quindi okay. Noi andiamo sempre un po' a... Se volete poi un boost in più sulla salsa, aggiungete anche 2 cucchiaini della salamoia dei settaceti. Gli date una bella spintarella in più. Ok, vediamo così come viene. Andiamo a mescolare, guarda già come prende colore. E viene una salsa molto buona rispetto alla, non so, prendo esempio la nostra, la Mississippi Comeback di Great Goods, no? Che la usiamo spesso. È un pochettino più delicata, ben bilanciata secondo me e davvero si sposa. Avevamo fatto un paragone, se non ricordo male, su quella e avevamo detto che ricordava un po' quella del Crispy Back Bacon. Esatto. Questa ricorda un po' più quella del Big Mac. Direi che... La assaggiamo adesso, la assaggiamo dopo. Esatto, direi che bella e bella. La lasciamo qua a riposare e andiamo a fare i nostri hamburger. Allora, iniziamo col piastrare bacon dato da Vergani. Gli ho chiesto di tagliarmelo un po' più spesso così. Pronti con il bacon, ecco qua. Adesso con calma, ecco, sentite che sfrigola. E basta, lo lasciamo andare, bello tranquillo. Ok, pronto il nostro bacon. Ecco qua. Là. Adesso occhio cosa fa Andrea con le patate. Tutto questo ben di Dio. Vi ricordate le patate di prima? Eccole qua. Adesso le andiamo a cosa manca? Ovviamente mancano gli hamburger. Quanti ne fai?
paio? Facciamo un paio. E via. Che bel colore che sta. Sì. E via. E come ci siamo detti, Fries with Death di Angus & Oak, ovviamente una generosa dose e una rugatina o una scappata, prego. Allora vado a prendermene una un po' pequeña. Sì. Assaggio. Allora, cotta perfetta, perché non rimane quel cuore duro come quando sbagli a farle, cioè nel mio caso. Indubbiamente il rub ha dato una spinta, adesso aspettiamo soltanto gli hamburger. Pane pronto, l'abbiamo scaldato, quindi viene via tutto con noi. Vedete che abbiamo messo una così velina di formaggio e siamo pronti ad assemblare quasi il panino. Ok, allora mettiamo un velo di salsa sotto e guarda che bel colore che ha la salsa. È vero, è proprio un bel colore. Poi il nostro hamburger, il nostro bacon, direi doppia fetta, ancora un po' di salsa, e voilà, il cheeseburger è servito. Guarda che bello. Pronti all'assaggio. Sai qual è la differenza rispetto a un panino di un fast food grosso? Sì. Che sento la carne. E la carne è molto buona e, come dicevi tu, questa salsa è simile veramente a quella del Big Mac. È veramente una bontà. Buono anche il pane, devo dire. Incredibilmente, abbiamo scelto giusto. Però veramente eccezionale, ragazzi. Mangio un altro morso. Allora, siamo a distanza, anche se non sembra. Dunque, devo dire che l'hamburger è venuto molto bene. Il PBQ One si è comportato bene, naturalmente il pellet spinge tantissimo, quindi ragazzi qui date un'occhiata bene alla cottura diretta che sì, dovrete allora, fare. È un grill, è un barbecue, è un fry top, la parola giusta è fry top, è una piastra, cottura veloce, ovviamente non per tanto tempo, perché il bruciatore, allora devo ammettere che l'autonomia dichiarata è un po' ottimista, è un po' come nelle macchine, ti dicono sempre che fai 20 con un litro e poi quando la usi ne fa forse la metà, quindi è un pochettino, diciamo che cuoci bene per un 45 minuti, quasi 45 minuti, un'oretta, riesce a cuocere bene, oltre la temperatura cala troppo. Quindi ovviamente è un barbecue che si presta a questo tipo di preparazioni, hamburger, pesce, bistecche, tutte cotture molto veloci, la piastra veramente molto comoda, c'è una bella superficie, lo scolo dei grassi funziona bene, non fa fumo se non il fumo di cottura, quello che fareste anche voi con una pentola su un fornello, questo gli diamo atto che effettivamente il pellet brucia. Abbiamo fatto una prova, non l'avete visto, ma il bruciatore, abbiamo provato a vederlo a fine cottura e aveva realmente bruciato completamente tutto, c'era veramente pochissimo residuo. E a proposito di pentola che potete utilizzare, abbiamo visto anche la Instant Pot e la Instant Pot ci ha fatto le patate veramente in un non nulla, molto semplice da usare. Poi è chiaro, potrete sbizzarrirvi perché non è esclusivamente pentola a pressione come vi abbiamo raccontato, no, vedremo perché... ma ha tante possibilità. Esatto, ogni volta l'idea è che nei video con Luca aggiungeremo un pezzo, vedremo, la metteremo alla prova per fare il sous vide,
il sutero, un sacco di cose divertentissime, quindi mettetele nella wishlist dei regali di Natale. Io come sempre vi ricordo bbqlab.it e bbqlab1984 su tutti i social per chiedere ad Andrea le cose che qui non sono state particolarmente chiare. Grazie Andre. Grazie a voi. E io come sempre invece vi ricordo in chiusura tutti i nostri contatti: luca@bbq.it, diana@bbq.it, il Bornos e bbcooler su Instagram, e poi come sempre canale Telegram, canale Instagram, e poi Telegram e Amazon, scusate, e poi ovviamente qui per iscrivervi a bbcool e guardarvi tutti i video che vi piacciono, vi interessano, e rimanere in contatto con noi cliccando la campanella, e qui sotto per vedere un altro video. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima.